Eccoci qua, buongiorno, un po' dimezzati nell'organico, buongiorno, perché buongiorno l'influenza sta decimando, a parte Enzo Banti, un pochino tutti. Buongiorno. Ha già parlato, il suo intervento per stamattina si esaurisce qui. Alessandro Campani, buongiorno, direttore della Società della Salute, buongiorno. Buongiorno a tutti. Igor Brondino, dottore, associazione ARA, presidente. Sì, giusto, sì. ARA, due parole, cos'è? L'ARA è un'associazione nata, è un'associazione onlus, nata più di 10 anni fa, dai genitori di bimbi disabili che hanno sentito il bisogno di creare qualcosa di nuovo. Avete inaugurato la sede proprio ieri mattina qui accanto a Kronos, quindi a due passi da qui, locali molto belli, ci sono dei disegni bellissimi, tanti bambini, tanti genitori. Sì, è stata una bellissima giornata ieri, abbiamo inaugurato questa... ARA cosa significa? Associazione Riabilitazione Apprendimento, proprio perché vogliamo cercare di... è nata per sostenere la neuroriabilitazione dell'età evolutiva del Santa Chiara, quindi un metodo riabilitativo certo, a cui noi genitori teniamo tanto. Esiste da quanto questa associazione? Da 15 anni. Da 15 anni? Sì, sì, sì. Però avete deciso di cambiare la sede perché ormai le richieste sono tante? Diciamo che è la nuova mission, il secondo gradino dell'associazione. E Alessandro, che ne pensi, anche se l'hai conosciuto stamattina, Igor? Insomma, fa una cosa bella a te, tra l'altro... Credo che sia molto vicino sì, a vostri modi di fare. No, si parlava giusto appunto di vederci, di capire meglio cosa stanno facendo, quali bisogni hanno intercettato e su cosa lavorano. Noi, diciamo, presidiamo e gestiamo una zona complessa dove oggettivamente una delle funzioni principali è proprio quella della programmazione e dell'organizzazione dei servizi, per cui direi che... è interessante il progetto che stanno portando avanti, c'è bisogno di capire anche per dargli magari continuità o forza di inserirlo nella programmazione delle attività della Società della Salute, diciamo così. Stamani rischi grosso, vero? Stamani mi stai cercando la rissa. No, siccome ti mancano tutti, tutti gli opinionisti dietro, no? Perché c'è qualche fenomeno che pensa che la Società della Salute sia un carrozzone. Guarda, su queste cose ci vado a nozze, guarda. Allora, ti dico, la Società della Salute non ha dipendenti. La Società della Salute si avvale dei professionisti che già lavoravano nel sistema dei servizi sia socioassistenziali che sociosanitari, quindi comuni e ASL, quindi non è che è stato un proliferare i posti di lavoro. Ti do questi due dati tanto per cose spicciole. Siamo come ente, negli ultimi 2 anni abbiamo drenato 6.200.000 euro in progetti, e comunque dico, sfido a trovare un ente che è in grado di avere questa capacità di prendere risorse da ributtare sul territorio. Ci siamo fatti quindi un piano. Campani comunica cose. Campani comunica cose. ci puntiamo ad arrivare a 5 milioni. Il foglino scritto, abbiamo raccolto. Mi metterò anch'io con il foglino e dirò queste cose. No, ricordiamo che stamattina dovrebbe esserci anche Sandra Capucci. Sì, c'è un impegno a Firenze. Però c'è un impegno a Firenze, mi ha mandato un messaggio ieri sera in tarda notte alle 3 della notte, mi ha detto che un po' venire. Sì. No, quindi noi abbiamo questi numeri che ci difendono, dimostriamo quotidianamente ai nostri associati che il controvalore di prestazione, mi fa piacere dirlo perché è giusto che la gente lo sappia. Perché ogni volta si ospita qualche personaggio politico, magari dell'opposizione, il carrozzone della salute, va eliminato, si elimina Massimo, è più facile parlare alla pancia, no? In questo modo qui sicuramente anche il consenso elettorale è più semplice, no? Dalla protesta alla proposta è un po' più difficile. Sì, secondo me stare sulla trincea a lavorare. Due collegamenti telefonici molto importanti, proviamo il primo che è con il vice ministro Riccardo Nencini, senatore
con delega alle infrastrutture e trasporti. Sentiamo se risponde. Alzatemi l'audio, mi raccomando. Per ora non risponde. Per ora non risponde. E tu, proviamo. È inviata la vana, l'avete... Oh, Tony Manero, vieni, Ale... Tony Manero! Ti tocca fare Tony Manero. Buongiorno, salve. Segreteria telefonica di... No, questo si può più. Allora, intanto prendete perché... Siamo un po'... Enzo, oggi. Prego. No, oggi siamo... No, ne bevi 12 giorni. Premiato ambasciatore. No? Ambasciatore di cosa? Gioco del ponte, meglio ambasciatore, cosa è nei leoni, no, no, giusto? Lo prendo, lo prendo mai, è stato premiato il meglio ambasciatore, ma perché è più bello, perché ce n'è uno. vieni qua, questo mi interessa, il gioco del ponte, cioè te sei uno, cosa fai te nel gioco del ponte? L'ambasciatore della parte di Tramontana. E cosa significa ambasciatore? L'ambasciatore è quello che attraversa il ponte a cavallo e va dalla parte opposta. Ah, quello che sul cavallo la che... sfida. Ah, ho capito. Esatto. Se te quindi leggerai la sfida per Tramontana sul cavallo. L'ho letta fino all'anno scorso, quest'anno. Prego, Gabriele Masiero, meglio tardi che mai. Vedremo. Lo sapevi che lui è ambasciatore di Tramontana, che sul cavallo va sul ponte, lo sapevi? Vedi, una notizia, una chicca, dove domani la Nazione dovrebbe aprire la prima pagina. Sì, ambasciatore, sì, sicuramente sarà. Tony Manero, l'ambasciatore. Salutiamo anche Gabriele Masiero della Nazione, buongiorno Gabriele. Buongiorno. Come va? Andate in ritardo, è un po' di corsa, c'è un po' di traffico. Dov'eri? Casa. No, pensavo a fare le misure per lo stadio. No, non è competenza mia. Non è competenza tua. Sono in tanti che se ne occupano, nessuno risolve. È meglio farlo occupare a chi se ne intende. Dicevo, magari se si svegliavano tutti un po' prima. No, ecco, no, cliccaci un po' su questa storia. Credo che sia. Allora, penso che le posizioni in campo siano tutte legittime. Mm-hmm. Non è un'operazione, insomma, ne parliamo da un po', non è un'operazione semplice, un'operazione che tra l'altro leggo anche le prese di posizione dei tifosi di stamani, si parla di soldi privati, in realtà insomma che io sappia di soldi privati ce n'è pochi, per ora si parla di procedure con ricorso insomma a finanziamento pubblico, quindi le garanzie sono necessarie. Mm-hmm. Forse ci si poteva muovere prima, forse la politica ha anche un po' sottovalutato l'aspetto. Ora io è un po' complicato sintetizzare in pochi secondi, qui bisogna sintetizzare la situazione. La realtà è che in assenza di un documento economico finanziario io credo che la politica faccia veramente fatica a dare risposte come le pretende Corrado entro il voto. Penso anche che però si possa trovare una... Beh, la città però si è schierata di compromesso. Gabriele, chiaramente ieri. Ma sì, sul nulla. C'era la tifoseria, chiedo scusa, la tifoseria, insomma. No, si è schierata sul nulla però, perché io ho intervistato Corrado, vado a memoria, mi sembra giovedì, venerdì, quando è uscito, non me lo ricordo più, poi noi sempre sfasati del giorno prima. Lui dice una cosa, però questo documento non può non prendere in considerazione il fatto che poi mi sembra, io ieri non lavoravo, però insomma l'ho visto un po' su Facebook, la cosa che dice Simonetta Ghezzani. Il punto è che il fondo obiettivo non è il proprietario del Pisa, non lo sarà mai il proprietario del Pisa, quindi il Pisa Calcio, che sia di Corrado o di chiunque altro, poi che garanzia avrà di giocare, a quali spese di giocare nel nuovo stadio? Su questo dettaglio credo che sia necessario che per primi i tifosi chiedano garanzie, perché questo poi lo dice nel comunicato dall'altro, che chiedono poi anche garanzie da questo punto di vista, perché rispettando le procedure, certo, di una squadra, di una città che gioca altrove, c'è, è quello della Reggiana, certo. Aspetta un attimo. Non risponde nessuno stamattina. Che succede? Pronto? Andrea?
Buongiorno, sono il barbiere di Andrea. Come un attimo che glielo passo. Come il barbiere di Andrea? Siamo su scherzi a parte. No, no. Pronto? Andrea? Sì. Ciao, sono Massimo, Andrea Bulgarella in collegamento telefonico. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao. Sei in diretta qui alle Diolo, ho alcuni amici, il direttore della Società della Salute, il presidente dell'Associazione ARA, Gabriele Masei della Nazione, l'opinionista sportivo Enzo Banti. Insomma, questo libro che è uscito... D'altronde tu sei una persona importante, sei sempre con le persone importanti. Vedi, io sono uno del popolo e sto col mio pubblico. Non smetti di farmi complimenti, smetti. Allora, la partita truccata, perché l'hai voluta scrivere? Soprattutto perché hai voluto dire... In questa città non lavorerò più. Ma io, questo è un titolo che poi il giornalista sceglie. Io non mancherò mai di rispetto alla città di Pisa, perché sono un imprenditore che ho fatto delle cose con il cuore, come tutte le cose che faccio io, provo sempre emozione, e a Pisa ho provato grande emozione. Non è che la città di Pisa non mi ha difeso, cioè, mancherebbe altro. No, io c'è non scritto, mi hanno lasciato solo, e quindi è un... Vabbè, il giornalista scrive, mi hanno lasciato solo. È vero che oggi mi sento solo, come sempre, anche in Sicilia mi sentivo solo, ma ero attorniato dalla gente, dalle persone vere, dalle persone che mi vogliono bene, dalle persone che vogliono le cose che si fanno in una certa maniera. E a Pisa è la stessa cosa. Ci sono le persone evidentemente che capiscono, sì, le persone che non capiscono. Evidentemente la stampa, per esempio, non ha voluto capire molte cose, non vanno a fondo delle cose. Non si può essere superficiale su un'azienda di 120 anni. Io rappresento un'azienda di 120 anni, lavoro da 45 anni, lavoro con il cuore. Tutti possiamo sbagliare, i presuntuosi non sbagliano mai, ma io ce l'ho messo tutta facendo le cose con la massima professionalità e soprattutto... essendo io un sognatore, facendo le cose in una certa maniera, senza guardare mai i soldi, senza guardare mai i profitti, come fanno la maggior parte delle multinazionali. Senti, Andrea, io sono un piccolo imprenditore, ma le cose lo faccio con il cuore. Andrea, dimmi. C'è un virgolettato nell'intervista che hai rilasciato, dice: ai tempi del sindaco Fontanelli c'era una visione politica, una strategia per Pisa, che con questa classe di amministratori non esiste più. È un giudizio pesante. Vabbè, lo posso dire anche nella mia città, forse i tempi sono cambiati. Prima il politico si prendeva più responsabilità, aveva una visione delle cose in modo diverso. Oggi le cose diciamo si affrontano con maggior leggerezza. Io parlo di uomini io devo constatare questo, dove che io ho lavorato le cose sono molto cambiate. Se un amministratore, ma in questo caso anche un capo d'azienda, si assume delle responsabilità, li porta fino in fondo. A volte non si vogliono affrontare i problemi, magari per mancanza di convenzione, per mancanza di vedere la realtà com'è. Io sono stato accusato di tante cose che evidentemente sono l'opposto, e nessuno è andato a fondo delle cose. Mm-hmm. Io con i miei collaboratori abbiamo pianto quando abbiamo visto scioperare l'associazione per la casa, che sono andato a occupare o stavano occupando Savibigi, che tra l'altro è un immobile che noi abbiamo recuperato molto bello, con il cuore, molto bello. Con il cuore. Senti, poi Andrea, non si vedono le speculazioni, dove le cose sono fatte in una certa maniera senza chiedere nulla a nessuno, poi sì, uno viene trattato male. Andrea, ti faccio un'ultima domanda in attesa poi di venire alla presentazione del libro che ci sarà giorno 6 ore 17. Dove, Andrea, dove sarà fatto? Sarà fatto all'Hotel Palazzo di Livorno. Dicevi nell'intervista all'intervistatore su quel dubbio e soprattutto quel problema che le torri incompiute di via Bargagna. Ci puoi dire qualcosa di più, Andrea, su questo? Ma tu pensi che un imprenditore che ama il suo lavoro
che investe i propri soldi, non i soldi degli altri, lascia le cose non finite, assolutamente, è un controsenso. Le torri hanno una storia tutta a sé, io ho comprato le torri, ho incaricato un progettista di fama mondiale per fare una cosa importante per Pisa, intanto è una vera architettura, perché è un po' diverso tutto del resto che c'è attorno, che è una città dormitorio, deve diventare una città viva, una città dove ci sono le attività, dove c'è qualcosa di buono per il territorio. Si riusciranno a fare queste torri? Le torri voglio finire. Evidentemente per finire le torri non è soltanto basta la mia volontà, evidentemente oggi non ci sono i presupposti, o ci sono i presupposti ma si va in modo molto lento. Ci sono i presupposti perché c'è la cubatura, c'è la destinazione, c'è tutto, quindi io non vedo l'ora che mi metto nelle condizioni per le finire, le finisco. Andrea Bulgarella, ci vediamo sicuramente martedì 6 all'Hotel Palazzo. Non so, Gabriele Masiero, per fare una domanda all'imprenditore Bulgarella. No, io il libro non l'ho letto, so che è un libro duro nel quale insomma racconta gran parte della sua storia professionale, con appunto il riferimento a questa ultima indagine di cui parlava. Insomma, la vicenda delle due torri è oggettivamente una vicenda difficile della città, con quel problema che però è segnalato anche, mi pare, senza timore di smentita nell'articolo, cioè di un rimpallo di competenze tra enti pubblici per sbloccare il cantiere. Poi il resto, insomma, credo che insomma, Bulgarella, qualcosa in questa, i recuperi di Bulgarella siano abbastanza visibili in questa città, evidentemente, questo insomma credo che lui stesso possa confermarmelo, ha pagato evidentemente un prezzo alto per l'impegno speso, questo non c'è dubbio. Andrea, vuoi rispondere al giornalista Maggiero? Io non ho sentito nulla, cioè non si sente, io non ho. Se tu mi dici cosa devo rispondere, con piacere. No, che è pagato un prezzo alto rispetto a quello che hai fatto e che poi in sostanza poi hai ricevuto. No, io devo dire che non ho mai chiesto nulla a nessuno, ho rispettato fin dal primo giorno che ho lavorato la legalità, perché ce l'ho nel mio cervello. Quindi ritengo che nel passato evidentemente non mi aspettavo nessuna cortesia, io ho lavorato anche bene, ho fatto delle cose, negli ultimi 2-3 anni evidentemente ho trovato molte difficoltà, perché insomma su di me c'è stato questo accanimento, soprattutto da parte della stampa, perché poi ripeto io non ho nemmeno un avviso di garanzia, e quindi ho trovato grandi difficoltà. E questa disparità di trattamento rispetto ad altri l'ho notato e l'ho fatto anche presente, ho scritto anche il libro, certo, perché il libro è fatto, parla chiaro della partita truccata, ma non su Pisa fino a se stesso, certo, ma a livello nazionale. Andrea, buon lavoro, in bocca al lupo, ci vediamo martedì. Giustizia, perché sono una persona limpida, trasparente, e quindi ritengo da cittadino, da imprenditore, devo avere anche una soddisfazione di sapere le cose come stanno. Ti abbraccio Andrea, buon lavoro, grazie, in bocca al lupo per tutto. Allora, Enzo, insomma, il Pisa vince ma non convince, vince ma non convince. L'importante è vincere. L'importante è vincere, come dice, cioè, Pazienza. Ora il Pisa è quarto a un punto da due squadre, quindi 40 e 41. No, 40-39. Però c'è Livorno che, se vince stasera, farà una corsa a sé. Bisogna vincere il campo. No, il Livorno parla. Sì. Il Livorno gioca a Lucca quindi stasera. Sì, è chiaro che lo può perdere solo Livorno questo campionato, questo è ovvio. C'è una, però c'è una rosa, secondo me, le altre squadre, sia il Siena, sia la rosa è più sicura sui giocatori. Chi? Il Livorno c'ha giocatori più di qualità, di esperienza. Secondo te ce la fa il Pisa arriva secondo?
Ce la può fare, senza. Ah, ce la può fare, bravo, l'avrei detto anch'io, ce la può fare. T'ho chiesto un giudizio, e ce la può fare. Ce la può fare, siamo, cosa vuol risponde dire? Come politici. No, vedremo, ne parleremo, guarderemo. Ma cioè, se te ora mi fai l'analisi dell'Inter, del Milan, del Pisa, io te la faccio, te mi puoi dire, ma l'Inter vince il campionato? E io ti dirò a oggi no, fra tre mesi. Ma oggi no. Oggi no, ho capito. Dico, però ti caschi sempre in piedi. No. Cioè. Perché dell'Inter potevo dire, ha preso due giocatori, quindi e l'Inter che non giocheranno perché sono infortunati, è sempre l'Inter. Vabbè. Il campionato giocheranno Juventus. Napoli, secondo me. E Campani? E Campani, perché il Campani? Perché lui è presidente di una squadra, la Società della Salute, lui è direttore della Società della Salute. Ma è importante. Fanno una squadra. Penserà mica che è importante. Stavali no, siccome lui, sì. Il Massimo gli piace, perché però io non posso dire così le cose. Mi piace cosa? Ti piace ogni tanto, giustamente, perché conduce fare le tue battute. Di Maio sfida i partiti, ecco il programma, hanno fatto il programma, te del 5 Stelle. Sei contento? No, io ascolta. Io dico questo. Sulla politica no, hai sempre detto che sei del 5 Stelle, no, cioè un farfurbo. Ognuno la pensa come gli pare. Tutti li tira fuori, cioè, il discorso. Allora io penso dire, ma... l'unica cosa, poi ognuno, io ho visto ho guardato un filmato, no, sta ieri, ieri sera, e mi dispiace. Ti dispiace? Mi dispiace una cosa, cioè? Vedere Renzi, no? Che mi sembra, scusate, un te simpatico Renzi, no, dai, su. No, perché c'è un atteggiamento fiorentino, quindi no. Ma cosa c'è in casa? No, i fiorentini lasciamo, vogliono tutto loro, e quindi questo io come pisano. Ma chi ti stai scoprendo? Io ho parlato di Renzi, ho parlato mia. Domani Gabriele Banti, due punti. Renzi è un fiorentino, no, ma lo sapevano già. No, al di là di quello, c'è tante cose poi che poi se ne parla, ma dico l'atteggiamento che fa nel filmato che viene, mi sembra di essere, cioè, uno so, un guappo, il suo modo di presentarsi, il modo di l'atteggiamento, questo io non lo so. Insomma, la legge Fornero si supera? Ma secondo me sarebbe da superare per tanti motivi. Cioè, da togliere, quindi. Ma non lo so quanto togliere, ma senti, è diventato esperto anche di politica, grande. Ragazzi, ma noi si deve andare, la gente deve andare a lavorare fino a 80 anni. C'è la gente che deve, quando ha lavorato 40 anni, ha già avuto 40 anni, chiuso, e prende quello che deve prendere. Vabbè. Ma scherziamo. Si informa. Allora, ritorniamo un po' qui. Dai. Gabriele, la sensazione, io l'ho detto anche in qualche trasmissione che ho fatto, che ma cos'è? C'è un telefono o che suona o che vibra. No, non è il microfono, intercetta le onde dei telefoni. È capace, chiamano Enzo. Sì, chi era? Galliani, chi ti ha telefonato? Arriva messaggio. Che la prossima campagna elettorale... criminalità, sicurezza, sì, degrado, Pisa. Si gioca la campagna elettorale su questa vicenda, secondo te? Si stanno giocando la campagna elettorale su questa vicenda? Penso che una cosa che ha detto Bulgarella sia vera, che in questo inizio di campagna elettorale pisana la visione dei prossimi 10-15 anni non ci sia, che ci sia un respiro corto, tutto, come dire, basato su prendere subito e poi vediamo, un po' sulla pancia delle persone. E tra l'altro, però questo è proprio un mio giudizio personale, credo che sia anche sbagliato dal punto di vista della tattica, perché comunque il voto amministrativo arriverà dopo un'elezione molto significativa che condizionerà moltissimo le politiche, quindi trovo veramente singolare che, come dire, si scimmiotti un po' quel tipo di invito al voto. Il problema vero di questa città è che bisogna capire che Pisa vogliamo per i prossimi 20 anni. È una visione che però la politica oggi non ha. I mandati filippeschi, a torto ragione, hanno certamente portato in fondo un ciclo che era stato iniziato anche da Fontanelli. Oggi bisogna capire qual è la città dei prossimi 20 anni. E su questo mi sembra che non ci siano idee chiare. Non solo registro con un colpevole ritardo della politica nell'individuazione dei candidati, perché
Insomma, questa cosa è abbastanza. E poi ne parla anche con Alessandro. Alessandro, al Viminale 98 simboli, prendi il microfono. Per la corsa alle politiche, ora tocca a nodoliste, poi magari sopra c'è scritto l'SPD lascerà la precollezione con Merkel, insomma hanno fatto l'unione. Cioè, siamo lontani. Sì. E ti chiamano, vedi? No, so, si spegge, tanto. No, no, chi era? Erano l'ufficio, era sicuramente. L'ufficio. Rispondi, sì, rispondi sì. In diretta, no, dai. No, no. Si sente sadì. No, ma sarà sicuramente un'emergenza della mattina, quello. Insomma, ne abbiamo. Che ti appassiona questa storia? Sì, perché sei attento osservatore anche politico, ovviamente. Sì, io ti dico la verità, voglio fare, non so se me lo posso permettere, nel senso. Dì, come no? No, ma come dire, più che un ragionamento locale, dico in generale. E lo dicevo prima quando mi dicevi la società della salute è un carrozzone. A me mi infastidisce un po' questo modo di fare politica oggi, molto legato al parlare alla pancia dei cittadini, andare a toccare un po', pizzicare un po' quelle corde che tu. Lo fanno, sì, lo fanno. Tutti lo fanno, no, nessuno ma, escluso. Ma io non sto facendo appunto un giudizio di merito su qualcuno in particolare. Sì, sì, infatti. E quindi mi fa rabbia, perché poi alla fine i problemi della gente sono altri, non è rappresentandoli in quel modo lì che le risolvi, perché non è rappresentandoli in modo. Vedete come è stata gestita la comunicazione politica, per esempio, su tutta la parte dell'immigrazione, no? Cioè, come se queste persone venissero qua proprio con un intento, non lo so, criminale. E voi siete un po' nell'occhio della critica, come quelli che aprono le porte un po' a tutti. Ma sai, io faccio un ragionamento anche qui molto laico, io faccio un lavoro per cui queste persone le devo in un certo modo accogliere e gestire, perché sarebbe molto peggio. Io potrei farvi vedere il programma delle nostre attività. E ne parlavo con un sindaco l'altro giorno, che nella presentazione dei nostri programmi operativi, cioè tutto quello che faremo nei prossimi 3 anni, un sindaco, leggendo tutta questa roba, mi dice: certo Alessandro, non mi aspettavo questo livello di capillarità e tutte queste attività. E io gli ho semplicemente detto: te prova a prendere questo pacchetto di roba e sfilarlo al tessuto sociale, perché è vero che gestire l'immigrazione in un certo modo può essere criticato, però immaginiamoci se invece che essere gestita tutta questa roba fosse lasciata ingovernata. Poi uno mi può dire perché vengono, ma quello è un altro problema. Si parla di politica internazionale, cioè l'altro giorno si era fatto un incontro, oggi nel mondo si stanno muovendo 85 milioni di persone, e in particolar modo Africa su Africa, tanto per essere chiari. Quindi poi alla fine noi vediamo un pezzettino piccolo di questa immigrazione, per quanto a noi ci incida. Quanti sono sul territorio pisano? Ma ad oggi sono circa 1 miglio di persone. Provincia di Pisa o Pisa? La zona pisana che gestiamo, quella che gestiamo noi. Mm-hmm. Però voglio dire, però voglio dire, ripeto, su 9 comuni. Su una zona, su un'area di 200.000, quelli che gestisce. Però ecco, dicevo, è proprio il fatto che si fa passare un messaggio che è comodo, certo, però poi non si va in realtà a toccare il vero problema e a affrontarlo. No. Sì. Eccolo, vedi il grillino? No, scusa, io non voglio entrare. Il grillino? Però io voglio dire, ho letto sul giornale, non è che sono io, che i furti sul avvicina giornale, il microfono. Stamani, ma che sta furti con la società della salute? No, e parlavo di immigrazione, scusa, io parlo di dice l'Italia, cioè su 10 furti sono stranieri e un furto è l'italiano, cioè vuol dire che si sta andando in un percorso sempre, sempre più difficile. E allora questo, e quindi che faresti te? Ma che faresti? Allora, fatto la domanda, rispondi. Allora, i migrati vengono in Italia e non sanno dove metterli, non sanno come gestirli. E solo come faresti te, ho detto. Solo Italia, perché Boeri dice con l'immigrato ci si paga le pensioni. Quando, come, perché? No, cioè, il motivo di quello che dice, però se ti posso
Sì, sì, no, ma io voglio dire, se si vede noi, lo vedete noi, sono tutti, ognuno per conto suo. Caldissimo, come vedo, ho toccato un tema caldissimo. No, no, dico, no, però, no, vedo, ti spero, guarda, ti dico dove nasce il problema, secondo allora, me. Io parlo qui, però io giro anche un po' per il calcio San Massimo. Sono andato in Spagna, a Barcellona, che sono anche, non c'è. Emigrati e non c'è rom. E io dissi al giornalista: scusa, ma dove sono gli emigrati e rom? L'emigrato in Italia. Sì, sì, a parte quello che è italiano, sì, che no, dove sono? No, sono a 40 km ghettizzati. Sì, ghettizzati nel senso non mi fa dei lager, effettivamente, no, mi sembrerebbe una cosa giusta. Ghettizzati, ora mi fa una parola. Ma 60 anni fa li davano anche fuori. Sono con delle strutture, sono insieme. E rom sono da un'altra parte. Se vai a Barcellona, non trovi nessuno a semafori, non trovi. Cioè, voglio dire, non trovi la Rambla. Però sono due problemi diversi. Il primo è che noi siamo stati un po' abbandonati come Italia dall'Europa nella gestione dell'immigrazione, e il motivo per cui sono più... E di chi è la colpa mia? Però, no, però dicevo, e non è neanche vero che percentualmente sono più in Italia, perché se si va in Germania, in Francia, loro assolutamente, e questa è la prima questione. E questa è la prima cosa. La seconda è che quello che dice lei è un problema reale, cioè... Cioè, noi che succede? Questi sono soggetti che fanno richiesta di status di rifugiato politico, ok? Allora, che succede? Nel periodo che deve essere determinato se loro hanno diritto a questo stato, sono gestiti. Quelli di cui parla lei sono i soggetti che, una volta stabilito se hanno diritto o no, e alcuni di questi non hanno diritto, il problema è che dopo rimangono inevitabilmente sul territorio italiano senza documenti regolari e chiaramente in una condizione che è difficile da gestire. E lì però, e scusatemi, fatemi finire, io parlo da direttore della Società della Salute, certo. A noi compete la gestione di un pezzo del percorso, sì, dopodiché certo. Succede che gli viene però negato lo stato di rifugiato. Non è una gran risposta, direttore, sia gentile, sì. Perché così è un pezzo del problema, e dire a me quello che succede un secondo dopo al CIA. No, non è questo che sto dicendo, sto dicendo la che dopo ha gestito, perché è vero quello che dice sulle percentuali, è altrettanto vero, perché saremmo ipocriti se non lo riconoscessimo, che un pezzo d'Europa è in grado di fare accoglienza meglio che l'Italia. Lei probabilmente in meglio? Questo sì, secondo me sì. In che misura? Secondo me non è un grande risultato il fatto che lei mi dica che ne prendiamo tanti o pochi che siano, quel migliaio che ci sono in questi nomi comuni, però poi li rinchiudiamo in qualche casa. No, non succede. Cioè, non è un grande esempio di accoglienza. No, ma noi abbiamo un esempio della Croce Rossa che è finita. Ma... Però li mettiamo a San Rossore o altrove a far non si sa bene cosa, sono del tutto... avulsi dalla realtà che li ospita. Se poi servono, ma io su questo però è un mio limite ideologico, io non li posso vedere che si usino per fare i lavoratori socialmente utili, non sono persone di serie B, perché se pensiamo che quelli siano persone di serie B c'è un problema per me, per la mia coscienza. Ciò detto, le ripeto che il problema è l'accoglienza, perché noi facciamo cronaca tutti i giorni, e dico un esempio che chiunque di noi faccia cronaca e riceva i comunicati stampa della questura: c'è un gambiano che a Pisa avrà preso 250 denunce per spaccio, è uno che è stato che è un richiedente asilo e che un secondo dopo la Società della Salute alla prima denuncia è espulso, ma non per colpa della Società della Salute, mi capisca, ma le istituzioni non hanno risolto il problema. Questo qua è per strada a far danni. Allora decidiamoci, non è che siccome non è fuori dalla graduatoria e non può essere riconosciuto lo status di rifugiato perché è denunciato. Poi no, vado velocemente. Quando noi là dentro cerchiamo di li facciamo corsi di italiano, cerchiamo chi è interessato fa l'avvio a certi mestieri. È chiaro che no, ma io quello che ho detto, che stavo dando ragione a lui, è che effettivamente si dovrebbe cominciare a pensare, visto che fanno un percorso, a quello che succede dopo. Però questo è un lavoro che richiede una gestione, un'organizzazione
di cui la, la politica spero se ne occupi, ecco, se questo si può fare come appello. Non vuol dire che noi ce ne male su questo, noi... però oggettivamente la politica è arrivata in ritardo, almeno questo riconosciamolo, perché altrimenti... Ma infatti io non sto difendendo la politica, no, io sto dicendo, no, sto difendendo il lavoro della società e la salute. Io non sono né il sindaco di Pisa, né il presidente della provincia, né il ministro degli interni. Io sono il direttore della società della salute e dico che nel lavoro che facciamo, secondo me, con i nostri partner, per esempio Croce Rossa, per dirne uno, si fa un gran lavoro. Dopodiché effettivamente qualche strumento spuntato ce l'abbiamo, ci si può lavorare. Ecco. Igo, mi dai la tua, poi c'è un sì, signore che stava ascoltando la discussione che vuole intervenire, perché è stato lui 9 anni in Africa a lavorare, se non sbaglio. Allora fammi e poi sentiamo la chiosa. Abbiamo 5 minuti, ok. Salve, buongiorno. Cioè, mi sembra che qui voi stiate ragionando di un problema che alle basi non conoscete. Cioè, gente che è stata in Africa, magari è stata a Malindi, nei villaggi turistici, eccetera, eccetera. Cioè, la vita dei... che si svolge in Africa. Sono stato in Costa d'Avorio, ho lavorato in Costa d'Avorio, in Camerun, ho lavorato in Madagascar per 6 anni, ho lavorato in Tanzania, e vi posso dire che qui state gestendo un problema non conoscendolo alla base. Porto un esempio classico in questa maniera. Qui la mattina si svegliano, dice, allora oggi c'è il catering, bisogna... Si dà questo, si dà tortellini, si dà la pasta asciutta, si dà questo, può portare robot, eccetera. All'africano non importa nulla di queste cose lì. L'africano mangia il riso, ma non è che mangia il riso l'africano, l'operaio o quello che sta a mezzo alla strada. Mangia il riso dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo. Quindi già è una cosa sbagliata. Quella. Quindi intanto si risparmia soldi su quel discorso lì. Seconda cosa è che è anche il sistema... L'integrazione è molto difficile, perché l'africano non ha la volontà, ma nemmeno la volontà, è una cosa che è nata insita in loro, la programmazione. Per cui loro si alzano la mattina a qualsiasi livello e vivono la giornata. Capito qual è il discorso, Massimo? Questo è, io vorrei che i nostri politici e voi eccetera andaste, ma per un periodo veramente, a vivere quella realtà. Io non lo so, bisogna di quanto c'è stato. Entra qui dentro. Quanto c'è stato, lei mi dica. Ma perché un mese o 2 mesi, no, cosa cambia? Bisogna starci 20 anni. Bisogna starci meno anni. Male, via. Se lei la mattina si sveglia in Africa, vede che al mercato, eccetera, eccetera, non è che la gente si dà a fare, si mettono lì come lei può vedere qui, quelli che vendono sulla strada le borse, eccetera, che sono lì a chiacchierare fra di loro. Perché tanto quando arrivano alla sera, qualcosa loro hanno trovato da mangiare, da dormire, eccetera. Vi porto un altro esempio. Io ho parlato tante volte con delle persone anche che contavano. Deve sapere che l'Africa, come popolazione rispetto all'estensione territoriale, sono molto, molto, molto meno di noi. Quindi cosa succede? La natura è talmente rigogliosa, lasciamo perdere magari il Chad o lasciamo perdere le zone sahariane, rigogliosa, che loro si possano permettere di non morire di fame, perché qui hanno tutta una realtà, diciamo, di sussistenza, perché ne la dà la natura. Quando è finito qui, loro si spostano più qua e finiscono quello che c'è qua. Poi risposta e di va, poi nel frattempo è rinato tutto. Effettivamente il problema della fame in Africa non esiste. Non il esiste. Problema della fame in Africa non esiste. Questo, la sua conoscenza qui viene fuori tutto. No, non è da dire, non esiste in alcuni paesi. Cioè, io mi dovete spiegare, secondo voi, uno viene dal Niger, o se no viene dalla Nigeria, muoiono di fame in Nigeria. Ma la natura è talmente rigogliosa che ne dà le banane, la papaya, i manghi, ne dà tutto quanto, il riso. No, vabbè, lasciamo perdere le dittature, lasciamo perdere le dittature. Vabbè, questo è un argomento che riprenderemo, siamo in chiusura, chiedo scusa, è una testimonianza sì, a parte di Igor. La tua? Sì, allora, io ho vissuto 9 anni in Africa. Quindi la cultura è una grossa differenza fra noi e loro, ma questa è la scommessa che deve fare la società della salute. Cioè, Igor? Quella di integrare le due culture, perché se no sarà sempre un muro, ci sarà sempre un muro. In che maniera io integrarla, Igor? Quella è la grossa scommessa e non so. No, la tua visione. La mia visione è che manca questo tassello, è la legalità.
questo, ma allora vediamo un po' qualche immagine, Igor, dell'inaugurazione di ieri mattina. Elisa e Andrea in regia, che tra poco per chiudere sì, ci faranno vedere. Grazie, ciao, ciao. Della tua testimonianza. Ci siamo? Allora, vediamola un po' così la commenti, sì. Igor. Eccola là. Ecco, questo, guarda, questa è una delle sale. Uno dei momenti, questo momenti, ingresso. Tutto colorato, che ha un senso, un significato, ovviamente fatto bellissima. Così. Qui sono i laboratori, iniziano i ragazzi a fare il laboratorio della creta. Questa è la capoeira. È stata una giornata veramente bellissima, piena di bimbi, di genitori, di allegria. Andiamo rapidi, guarda, fermati qui un attimo, fermati qui. Questa è la sala più grande, questa tutta la... dipinta sul muro. Questo è un dipinto che sì, questo questi sono i locali che abbiamo in comune con No, però insomma, ora se detto ci vediamo, si fa una bella chiacchierata, vediamo che viene fuori. Ok. Beh. Dico, allora, grazie di essere venuto. Spazio. Gabriele, mi dai una battuta velocissima, no? Ma te lo giuro, veloce, 30 secondi. Secondo te, Corrado avrà la risposta prima o dopo le elezioni? Ne dubito. No, ne dubito, cioè prima o dopo? Non lo so, io non so mica l'assessore Serfoglio al sindaco Filippeschi. Dopo, non saprei da chi. Prima, no, lui le chiede prima della scadenza elettorale. Sì, lui chiede una cosa che ha un suo senso, nel senso certo. Di dire a me non mi interessa avere il permesso a costruire dopodomani, vorrei che però ci fosse l'autorizzazione politica, di modo che qualunque sarà l'amministrazione è un fatto accertato, che quindi dal prende suo punto in collo di quello che viene deciso prima. Giustamente, certo. Un passaggio. Una logica. Certo. Non vorrei fosse anche un po' un modo, perdonatemi perché sono cattivo fino in fondo, un'arma, come dire, distrattiva da un mercato abbastanza sottotono per vincere il campionato o per cercare di arrivare secondi. Quindi un argomento capzioso secondo te? No, non lo so, adesso poi lo vedremo nei fatti. Io parlo sempre di me che vedo, difficilmente faccio previsioni. Certo è che se veramente i tempi sono quelli, cioè la stima del valore dello stadio arriva intorno alla metà di marzo, fine marzo, e se è vero, come si sente vociferare, che a Pisa si potrebbe votare il 6 maggio, mi pare veramente una corsa in salita con i sacchi alle caviglie. Alessandro, 30 secondi anche per te, cosa farete da domani? Dobbiamo dar seguito a tutti i POA, quindi stiamo lavorando sulla riorganizzazione di una parte dei servizi territoriali. Sono novità, ci saranno percorsi nuovi? Sì, case della salute più che altro sono uno degli obiettivi principali, stiamo iniziando un percorso, dobbiamo vederci con i medici di medicina generale per concordare un po' le cose da fare. Case della salute vuol dire centri polifunzionali con diversi servizi per i cittadini, insomma ci sembra una cosa importante. Lo farete prima o dopo di Tomassini? Nel senso che cosa? A marzo va via. Ma sai, Casa della Salute riguarda più noi dipendenti. Sì, come percorso è utile anche al rapporto con l'azienda ospedaliera, che comunque fino a questi anni è stato proficuo, eccetera. Però diciamo tendenzialmente è un lavoro che dobbiamo fare noi. Noi contiamo di farlo in tempi rapidi. Sarebbe bello aprirne qualcuna anche prima delle scadenze elettorali, ma più che altro perché poi la macchina amministrativa un pochino subisce il rallentamento, invece noi abbiamo bisogno di dare continuità ai servizi, via diciamo. E poi parleremo in un'altra puntata, magari anche quando viene a Sandra, inviteremo anche Giancarlo per parlare anche dell'Officina Garibaldi. Sì, quella è una cosa che sta partendo, interessante, va sfruttata, secondo me ci sono margini di manovra, ora ce l'hanno loro, vediamo cosa viene fuori, noi insomma... l'Agorà per esempio l'abbiamo organizzata lì, è stata un'occasione, è venuta fuori una bella giornata, è stata apprezzata anche a livello regionale. Insomma, poi andiamo via tutti contenti perché stasera inizia l'Isola dei Famosi, cara Elisa, no? Sicché stasera tutti davanti al video registrato e poi riguardato durante la settimana, tipo Corazzata Potionchi. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi, a lunedì prossimo. Ciao!